Abbiamo fatto da un lato un gesto simbolico, quello cioè di posizionare una piastrella sotto la magnolia di Piazza Salotto che ricorda questa ragazza che è stata strappata troppo presto i suoi affetti, Jennifer per l'appunto. Però pensiamo anche invece che sia necessario costituirsi parte civile nel processo come amministrazione comunale, con una scelta di campo molto chiara e che è anche coerente rispetto alle politiche a favore della parità di genere che quotidianamente mettiamo in campo. Tutto questo nel momento in cui la comunità abruzzese è scossa dall'ennesimo orribile, terribile episodio, quello della dottoressa, diciamo così, del Teramano, che dipone appunto il senso e la necessità di come la lotta contro questa violenza di genere debba essere davvero una priorità, perché è una cosa troppo orribile per poterne tacere, per poter far finta di niente. Non lo facciamo finta di niente, anzi al contrario, favoriamo ogni forma di sensibilizzazione contro questo femminicidio, orribile peccato dei nostri tempi. Cosa si può fare, cosa può fare al di là diciamo di questi protocolli e di queste leggi anche a livello regionale, cosa può fare la politica, cosa possono fare gli enti territoriali per cercare di sensibilizzare i cittadini? Iniziative simboliche sicuramente, ma anche spingere affinché magari il legislatore, come dire, ponga maggiore attenzione nei confronti di questo problema, lo stalking, il perseguitare le signore per molto tempo e poi non succede nulla, ecco. Questo, o meglio, succedono le tragedie, non succede nulla a livello di repressione. Io penso che si deve insistere sulla prevenzione, significa che bisogna favorire la più ampia presa di coscienza da parte della collettività dell'enorme disvalore che c'è dietro il femminicidio e la violenza di genere, e dobbiamo essere in grado di farlo a partire dalle scuole, perché così si forma una società.